Eccoci qua, siamo con la nostra Penelope Wengo. Ciao Penelope. Buongiorno, buonasera. A partire Buongiorno dal a te. vostro punto di vista vi saluto. Oggi c'è anche la nostra Teona, giusto? La Teona, c'è una Teona vicino alla sua mamma, anche se è un po' lontanina, non si vede tanto, è sempre sul leopardato, come la sua mamma. Leopardato, bene, bene. E allora vediamo un attimino, no? Intanto dici chi sei, raccontaci chi sei. Allora, io sono Penelope, sono una cartomante, sono un'esoterica e fondamentalmente vi aiuterò a risolvere i vostri problemi di vita attraverso la consultazione di tanti oracoli diversi. Partiamo dall'oracolo dei visconti, cioè dalle carte dei visconti, dai tarocchi maggiori e minori, e sono diciamo quelli di cui mi avvalgo di più per vedere il futuro, per analizzare tanti tipi di situazioni, e poi eventualmente aggiungeremo degli altri oracoli per sviluppare delle cose che dai tarocchi non si possono capire. Però fondamentalmente sono una cartomante, quindi vi consiglio di consultarmi non tanto solo per curiosità, ma proprio per capire come fare a poter fare in modo che le carte ci possano aiutare a risolvere anche delle problematiche in previsione proprio di quello che prevedono. Quindi attraverso la previsione, se dovessimo capire che c'è uno sviluppo negativo, intervenire per modificare la situazione attraverso poi rituali, richieste, profumi dell'amore, del lavoro, e quindi per questo vi aiuto a risolvere i vostri problemi. E quindi consultatemi, chiamatemi, non chiamatemi, contattatemi su Instagram alla voce dell'account Penelope Wengo, Penelope Wengo. Bene, bene, e allora contattate la Penelope che è bravissima e vediamo quindi se arriverà la persona nella tua vita che ti completa, insomma, la fiamma gemella. Si vede che la Teona mi sta facendo le fusa con le zampette girate così. Si vede, sì. Mi fa troppo ridere la Teona col suo pannolino, sembra proprio una bambina. Invece non c'è Frufru. No, perché se c'è la Frufru non c'è la sua acerrima nemica, la Teona. Perché sai che sono nemiche, che poi la Teona non è nemica di Frufru, è la Frufru che è nemica della Teona. Quindi è un po' geloso, un po' geloso. Molto, molto. Lei prende le rincorse, quando vede la Teona prende la rincorsa per aggredirla. È troppo strana la spontaneità degli animali di quando odiano qualcuno, non serve che parlino male. Sì. E quindi la domanda di oggi abbiamo dei testimoni particolari, mi sono premurata di prenderne tre che non ho mai preso. Allora, una è la scarpa. Scarpa? È una scarpa bellissima che ho da tanti anni, la usavo per ballare e anche per uscire a volte, ma voi pensate che scarpe mi Una mettevo? singola? Sì, sono due scarpe, però io ne ho presa una come scarpa per fare questo testimone. E quindi questa è la scarpa della danzatrice, è il primo testimone. La scarpa della danzatrice. La scarpa da danzatrice. Poi c'è questa cosa che mi piace tantissimo, è praticamente un caffè. Il caffè. Ma si può che testimoni che scelgo. Allora, questo è un caffè aromatizzato al biscotto. Ah, bene, bene. È buonissimo, è un caffè però bello concentrato, devo dire, perché io sono un amante del caffè, impazzisco per il caffè, ne ho tantissimi tipi a casa e quindi sì, sono una caffeinomane. Tra le droghe che uso, non ci sono droghe, c'è il caffè che è comunque una droga. Allora, vediamo un po'. La Teona, sente l'odore del caffè, la Teona. Ma com'è bella la Teona. E il terzo testimone è la fatina che
alberga tra i miei aromi che uso per cucinare. Ah, la fatina, la nostra fatina. Questa fatina ha una storia perché l'ho trovata un giorno su un praticamente sulle scale l'ho trovata questa fatina e ho detto: ma tu sei sola? Ma perché sei sola qui? Che ti hanno lasciato a fare? E quindi l'ho presa io e me la sono portata a casa. Ah, bravo. Sì, capivo. Allora, e quindi praticamente che cosa vogliamo fare? Cominciamo con le spese? Sì, visto che non è il tempo, non abbiamo tanto, quindi facciamo con le Non ne stesse. abbiamo tantissimo di tempo oggi perché devo fare altre cose e poi vorrei anche andare a ballare oggi. Ah, pomeriggio? E stasera c'è dalle 6 alle 11 una milonga e quindi veramente sono uscita anche ieri, anche se stavo malissimo ieri, però diciamo che ho bisogno un attimo di mettere il naso fuori da casa proprio. Ok. Poi adesso forse mi metterò a fare anche a riprendere un'attività che facevo prima, che non ho fatto poi più per tanto tempo, oltre alle carte, perché sono un'operatrice olistica anche, tra le cose che faccio, e quindi ho 3 diplomi di massaggio e forse ho deciso che riprenderò attraverso anche, perché ho un'energia anche pranoterapeutica, quindi forse ho deciso di riprendere a fare i massaggi. Bravo. Vedremo, vedremo. Tra le carte e i massaggi. Non so come farò con queste unghie, vedremo. Allora, iniziamo. Qual è la domanda, Max? Abbiamo Domanda bisogno. è La scala. troverai la persona che arriverà la persona che ti completa, tarocchi dell'amore, insomma. Allora, vediamo un po'. La teona alla teona. Tu sei il gatto che mi completa, la teona. Vediamo, arriverà la persona che completa coloro che hanno scelto la scarpetta della danzatrice? Vediamo. Ma sono giuste? 1, 2, 3, che ne sento poche. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Infatti, vedi? Anche la percezione di una sola carta, ne sentivo meno di quante ce ne dovrebbero essere. E dove abbiamo messo l'altra carta? Dov'è? Sono 21, non la voglio mischiare, tanto abbiamo tempo di ciarlare nel frattempo. Tanto ricordiamo la nostra Penelope Wengo, seguitela su Instagram. Ma ho contato male o... Ma non la trovo l'altra carta, com'è possibile? No, secondo me no, non c'è. Forse ho contato male, non lo so. Allora, vediamo un po'. Vediamo se arriva la persona che completa coloro che hanno scelto la scarpetta. Vediamo, vediamo. Max, dimmi il numero da 1 a 22. 14. La torre, vediamo questa torre cosa vuole dire. Io rido sempre, quando vedo gli arcani negativi, rido sempre, veramente. Però gli arcani negativi, magari questa torre indica che lo o la incontrerete improvvisamente e che non vi aspetterete di incontrare questa persona. La teona, portaci fortuna come fa la frufru. Devi fare le veci di frufru se vuoi stare vicino a mamma. Allora. Vediamo se arriverà la persona che completa coloro che hanno scelto la scarpetta. Si è girato un 7 di coppe.
qua c'è comunque una persona che vi pensa, lo rimettiamo in mezzo, vediamo un po' che cosa viene fuori. È un sette di coppe, speriamo ben augurante. Cavaliere di coppe, regina di coppe. Ah, però il taglio è bellissimo. C'è una persona che o è fidanzata con un'altra, oppure questa potesse essere voi. E quindi la risposta potrebbe essere positiva. Vediamo questa torre, che cosa ci vuole dire. Torre, tre di spade. Insomma, questa torre con tre di spade, ecco. La scarpetta, asso di spade, nove di denari. Allora, per il momento questa stesa ci indica che state rincorrendo la persona sbagliata. Quindi sicuramente questa stesa ci indica che non avete trovato la persona giusta attualmente. Quindi questa stesa indica che la persona che vi piace dovete lasciarla perdere perché non è quella giusta, e altrimenti potrebbe essere, insomma, come vi dicevo poc'anzi, che questa persona magari è impegnata e quindi che non potete stare con questa persona. Diciamo che la persona giusta, secondo me, un'altra interpretazione possibile di questa stesa è che possa arrivare dopo che comunque avete superato una certa fase, un po' di sofferenza nella vostra vita, perché c'è questa torre con il 3, l'asso di spade, il 9 di denari. Quindi secondo me questa persona arriva in un momento particolare della vostra vita in cui pensate, siete un po' negativi e pensate che è un po' tutto perduto, che non incontrerete mai la persona giusta. Un numero da 1 a 22. 3. 2 e 3. Il matto. 9 di denari, il matto. Il 2 di bastoni. Il 5 di spade. Il 7 di bastoni. Siete delle teste minchia. Allora, io volevo dire che è probabile che non arrivi questa persona giusta, secondo me. Cioè, queste carte vogliono dire che finché farete quello che state facendo e vi comporterete come vi state comportando, andrete incontro a grandi travate in testa. Quindi non c'è nessuna persona giusta se, diciamo, continuate sulla strada dell'improbabilità, della sofferenza, e continuate ad incaponirvi con situazioni che partono già dall'inizio come svantaggiose. Quindi queste carte non indicano che voi non incontrerete la persona giusta, indicano che o la incontrerete quando avrete smesso finalmente di intestardirvi con le situazioni sbagliate, oppure, diciamo, non indicano appunto che in questo momento è un periodo propizio per incontrarla. Vediamo che cosa potreste fare per incontrare invece questa persona giusta, che sicuramente c'è, ma che non è in questo momento, non è quella a cui avete pensato, oppure, diciamo, non è quella con cui adesso siete in relazione. Cioè la persona che vi completa, la persona giusta, io intendo qualcuno che sia davvero compatibile con voi, al di là del tempo più o meno lungo che può trascorrere insieme a voi, quindi una compatibilità proprio dell'anima, una compatibilità più complessa che esula dal semplice incontrarsi per il piacere di trascorrere il tempo insieme. E quindi allora vediamo un po', da 1 a 20, che cosa possono fare coloro che hanno scelto la scarpetta per incontrare la persona giusta, dove la potrebbero incontrare anche. Vediamo un po'. Un numero da 1 a 20, Max. 20. La giustizia. Interessante questa carta sulla persona giusta. La giustizia, la regina di bastoni, il 2 di coppe, l'asso di denari. Allora, vedete, la qualità di queste carte è pazzesca, è bellissima in riferimento ad un incontro con la persona giusta. Le carte proprio ci dicono assolutamente che c'è questa persona giusta. Il problema vero è il luogo in cui la cercate
il tipo di persona che scegliete, che sembrerà una banalità, però in realtà le carte dicono questo. A volte la verità è molto, è più semplice di quello che si pensi. Allora, la carta della giustizia fa riferimento in questo caso a, diciamo, nella modernità a piattaforme social anche. Questo lo dico per esperienza personale, perché mi è capitato spesso di avere dei riscontri del fatto che questa persona potrebbe essere conosciuta e potrebbe essere in contatto social con voi, più che su WhatsApp, su Facebook o Instagram. Allora, secondo me, questa persona, altrimenti, questa carta della giustizia è riferita ad un luogo di lavoro, quindi potreste incontrarla in un posto in cui avete, diciamo, degli interessi, delle vostre attività quotidiane proprio, però più che, diciamo, ricreativi, lavorativi o, diciamo, di studio. Quindi potreste conoscerla ad un corso di qualcosa che vi piace fare, oppure ad un seminario, oppure all'università, oppure anche al lavoro, appunto. Ed è esattamente davvero la persona giusta, perché c'è un fidanzamento con un bel coronamento proprio di un bel dialogo, di una bella comunicazione sotto tutti gli aspetti. È una relazione regolare, non è una relazione con una persona impegnata, quindi secondo me, se vi interessa attualmente la persona, una persona impegnata, secondo me non è questa la persona. Al taglio delle carte veniva proprio questa coppia che appunto non eravate voi, perché c'era un'altra donna al taglio. Probabilmente siete interessati ad una persona impegnata, oppure la prossima che conoscerete, o quello che, se c'è questa persona impegnata, non è lui o non è lei la persona giusta. Però in ogni caso la conoscerete e sarà appunto in questo luogo pubblico, oppure sì, in questo luogo pubblico virtuale che può essere un social, oppure in un luogo lavorativo. Oppure ancora un'altra cosa che posso dirvi in riferimento alla carta della giustizia è che questa carta a volte fa riferimento ai luoghi di medicina in cui si fanno, che ne so, delle visite mediche. Potrebbe essere l'oculista, potrebbe essere, non lo so, un dottore, più un dottore che uno psicologo. Diciamo un dottore comunque non di malattie gravi, magari andate a fare la visita, il controllo per, che ne so, la prova agonistica per la palestra, e allora, che ne so, il dottore si innamora di voi. Il dottore è sempre affascinante. Io amo tantissimo i dottori. Ah. Allora, niente, quindi questa era un'altra idea, a parte gli scherzi. E quindi niente, secondo me arriverà, però dovete un po' cercare di capire che bisogna cambiare strada. Io direi che questa stesa si è esaurita. Bene, bene, quindi dici chi sei e poi passiamo al secondo. Allora, io sono Penelope, sono una cartomante, sono un'esoterica, sono la mamma della Teona, la Teona. Vi aiuterò a risolvere i vostri problemi attraverso vari oracoli divinatori, che sono appunto queste carte degli sconti e altri oracoli, se fosse necessario utilizzarli. E mi potete trovare sull'account Penelope Wengo, Penelope WENGO, e se mi manderete un messaggio privato vi darò le informazioni necessarie per i consulti, che sostanzialmente sono due. Uno di 35 e l'altro di 60 minuti. Bene, bene. Allora vediamo se arriverà nella tua vita la persona che ti completa. Vediamo il secondo testo. Io le riconto queste carte. Oggi sto un po' pazzerella, vero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e sono sempre 21, ma no, sono disperata. No, adesso dobbiamo guardare, eccolo! Allora, avevo, e niente, c'era il bagatto che mancava.
Allora, alla fine l'abbiamo trovato, non riuscivo a vederlo prima. Allora, vediamo il caffè, adesso me lo sniffo. il caffè, bene, bene. Me lo sniffo tutto. La teona, piace anche alla teona, perché sentite, è profumosissimo, quindi anche la teona lo vogliono usare. Allora, vediamo il caffè Cookie Dough. Vediamo. La teona, la teona. Allora, coloro che hanno scelto il caffè al biscotto, troveranno la persona che li completa. Teona, la teona. Allora, un numero da 1 a 22. 13. Anche qui c'è la luna con la morte. Ma che cacchio fate? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 13. La torre! D'altronde, se guardate questo video, è perché forse non l'avete trovata, quindi è plausibile che venga fuori una torre. Esatto. Le nostre cartine non mentono. La teona, la teona! Quanto sei bella la mia teona! Io ho trovato la teona della mia vita, la teona giusta. Allora, questa torre, 2 di coppe, 10 di denari. Dobbiamo capire un attimo, 2 di coppe, 10 di denari. Torre, 6 di coppe, 4 di spade, quante di bastoni. Questa spesa mi sembra abbastanza diversa dalla precedente. Perché? Meno Perché male. benché sia una torre di esordio, dobbiamo considerare che, diciamo, probabilmente queste carte vi dicono che vi siete fatti sfuggire un'occasione. Quindi queste carte dicono che probabilmente la persona giusta è una persona con cui non siete più in contatto, è una persona che avete già incontrato, è una persona con cui si è chiusa probabilmente in modo sbagliato proprio la situazione, si è chiusa magari male, magari vi siete bloccati, magari voi l'avete bloccato o bloccata o vi ha bloccato o bloccata e quindi con questa persona secondo me voi la conoscete già. Quindi secondo me rappresenta questa spesa un invito a riconsiderare una vecchia situazione chiusa. Io non credo sinceramente tanto nei ritorni, però secondo me a volte esistono queste cose, magari per immaturità non si è ancora arrivati in un momento della vita in cui si sono capite delle cose. Insomma, non è una situazione secondo me frequentissima, però secondo me qui l'avete già incontrata la persona giusta. Un numero da 1 a 20, anche perché al taglio c'era anche un 2 di coppe con il 10 di denari, quindi potreste addirittura essere stati fidanzati con questa persona, così come potrebbe anche essere che con il 2 di coppe e il 10 di denari magari stavate facendo dei progetti o magari vi sareste potuti fidanzare con questa persona, però c'è qualcosa comunque di importante che c'è stato con questa persona. Un numero da 1 a 21. 7. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 6. Allora, la forza. Il cavaliere di spade, l'asso di bastoni, il 3 di bastoni. Allora, secondo me le carte ci dicono che con questa persona comunque c'è una riapertura. C'è una riapertura, però deve essere fatta in un certo modo.
ed è una riapertura, secondo me, condizionata innanzitutto dalla ripresa di un buon rapporto con questa persona, quindi non ci sono carte di ritorno dal punto di vista affettivo. Probabilmente avete bisogno prima di riavvicinarvi. E questa persona, siccome è una persona comunque che appunto io associo agli iperlogici, sia che sia una donna che un uomo, perché è una carta di spade, nel nostro linguaggio che appunto conosciamo attraverso Massimo, lo associamo a questo tipo di soggetti perché sono spesso molto schematici, molto rigidi mentalmente, non si lasciano andare e trasportare dalle emozioni. E quindi diciamo che secondo me ha bisogno comunque, avete bisogno di ritrovarvi prima da un altro punto di vista. E comunque secondo me questa persona ha bisogno di recuperare fiducia in voi e comunque anche di vedervi diversi, perché c'è comunque una carta della forza, quindi può essere anche che voi vi siate lasciati perché eravate svaccati o svaccati. Ma sono stronza, cazzo. Io voglio dire una cosa. Quando una persona magari non si prende cura di sé, che non significa essere grassi o essere magri, perché non ce ne frega più di tanto. Io sono a favore della magrezza perché il grasso è la fonte che è la cellula che più contiene le tossine, quindi è la cosa che, diciamo, contenendo le tossine ci impedisce anche di avere delle buone condizioni di salute generale, quindi io sono a favore della magrezza più per una questione proprio salutistica, però sono anche belle le donne o gli uomini in carne. Secondo me comunque quello che vi voglio dire è che quando vengono fuori alcune carte io vi invito a considerare che comunque l'occhio vuole la sua parte davvero, perché se una persona vi ha conosciuti in un modo e gli piacevate o le piacevate in un modo e poi voi vi trascurate, quindi non solo a livello di chili o di aspetto fisico, vi trascurate anche in altri sensi, questa persona può perdere, comunque è legittimata a perdere l'interesse, perché non è vero che noi, cioè se noi abbiamo un corpo, questo corpo va utilizzato e diciamo ci rimanda a delle emozioni proprio anche spirituali, però è un corpo, quindi noi ce ne dobbiamo prendere cura e se comunque ci siamo deteriorati nel tempo, questa persona nelle carte, se vi vedesse in un'altra forma, questa persona riattiverebbe dei meccanismi verso di voi. Io, come dire, non sono una despota, quindi dire che comunque l'anima per forza ha una prevalenza sul corpo non ci credo, perché comunque noi ci innamoriamo di quello che vediamo, perché anche quando camminiamo in giro per strada, cioè voi vi fermate a guardare la merda, no, vi fermate a guardare una serie di foglie belle su un albero maestoso, quindi cioè, cerchiamo di capire che comunque il fatto che possiamo migliorarci fisicamente o prenderci cura di noi può riportare questa persona che appunto secondo me avete già incontrato, la può riportare da voi. E quindi secondo me c'è comunque una... vi dovete mettere in moto per cambiare delle condizioni precise. Vediamo un po' se effettivamente riuscirà poi ad esserci un riavvicinamento con questa persona, che quindi questa occasione sfumata ritorna. Un numero da 1 a 20. 6. Max, tu sei d'accordo con quello che ho detto sul corpo? Sì, d'accordo, certo. Il Papa. Allora, il cavallo di denari, il 7 di denari, il 3 di spade. Ma ragazzi, secondo me questa stesa è da riguardare, perché secondo me questa persona ha delle carte un po' particolari vicino, quindi secondo me questa persona l'avete già incontrata, però attualmente non sembrano esserci le condizioni per ritornare insieme proprio. Dimmi un numero da 1 a 19, Max, vediamo se questo 3 di spade può essere piuttosto un'autocritica. Vediamo un 18, po'. 18.
tre di spade, la giustizia di nuovo. Allora, l'otto di bastoni, il dieci di bastoni, il nove di bastoni. Allora, ragazzi, non essendoci carte comunque di affettività, io penso che comunque il rapporto con questa persona possa riprendere e che voi dobbiate innanzitutto, per poter riaprire la situazione, concentrarvi su altri aspetti e poi eventualmente cercare di riavvicinarlo o di riavvicinarla con il tempo, perché secondo me qui non ci sono carte di, appunto, di riavvicinamento fisico. L'avete incontrata questa persona, ma dovete un attimo aspettare. Quindi secondo me per ora dovete coltivare nuove situazioni. La persona che vi completa l'avete incontrata, ma ve la siete fatta scappare e dovete col tempo riavvicinarla. Bene, bene. Bevo un attimo. Nostra Penelope Wengo. La Teona. La Teona, la Teona. Allora, facciamo la prossima stesa? Sì, dici solo chi sei ancora, ricordaci, ricordaci. Allora, io sono Penelope, sono una cartomante e potete trovarmi sul account Instagram Penelope Wengo. E potete contattarmi appunto per risolvere vari tipi di problemi e vi aiuterò a risolverli attraverso vari tipi di oracoli, soprattutto attraverso il mio caro oracolo dei visconti. Bene, contattatela che è bravissima e passiamo. Oggi non mi sento benissimo, mamma mia. Scusate. Terzo se... testimone. Sì. Allora, la nostra papina. Ah, bene. Ve la faccio rivedere. La fatina. Allora, vediamo un po'. La Teona. Vediamo, vediamo. Vediamo la persona che vi completa. Per coloro che hanno scelto la fatina, arriverà la persona che vi completa. Allora, un numero da 1 a 22, Max. 9. Imperatrice e Bagatto. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Il carro. Vediamo, per coloro che hanno scelto la fatina, arriverà la persona che li completa? Vediamo un po'. Allora, 4 di bastoni, 10 di coppe. Che taglio! Il carro, l'asso di coppe, il tre di bastoni, l'otto di denari. È spaziale questa stesa. Sì, bene. Allora, essendo comunque le prime tre carte, secondo me, ragazzi, allora, a parte che sono delle carte davvero spettacolari, secondo me arriva questa persona, può essere anche che voi la stiate già frequentando oppure che arriverà. In ogni caso questa persona arriva, sia che siate in una brutta situazione che non avete, l'avete ancora incontrata, sia che diciamo vi stiate frequentando con qualcuno e magari è proprio la persona giusta, questo non lo possiamo sapere. Però secondo me questa persona che vi completa arriverà. Essendo proprio le carte d'impatto, proprio di primo acchito, secondo me il tempo che occorre perché questa persona arrivi non è così lungo neanche, perché secondo me ci sarà anche un dono da parte di questa persona, cioè c'è proprio la dote. Il carro con l'asso di coppe, il tre di bastoni, l'otto di denari. Io mi ricordo quando sono cresciuta con la nonna, quindi mi ricordo che la nonna preparava il corredo, la dote. Per te.
Allora, quindi Il c'è corredo questa per te, eh? il corredo, tutte le cose praticamente quando si devono sposare le figlie, preparava i pigiami, la biancheria, le lenzuola, tutte delle cose che venivano poi portate al matrimonio praticamente. È un'usanza, penso, del sud, non saprei, però era quando ero piccola che ne sentivo parlare il corredo. Tu non lo conoscevi, Max? Ah, sì, sentito, così sì. Ok. E quindi, ragazzi, io vi voglio dire che questa persona arriverà e vi farà anche un regalo proprio. Vi farà un regalo per testimoniare la sua stima e il suo amore nei vostri confronti e quindi vi regalerà anche l'anello di fidanzamento qua, oppure la proposta. Wow. No, non il matrimonio questo. Secondo me è più un regalo relativo a quello che vorrà testimoniare per farvi capire che vuole, diciamo, stare con voi praticamente. Quindi c'è proprio un dono. Allora, che poi secondo me i doni possono essere anche simbolici, non è detto che siano doni per forza materiali, però in genere l'otto di denari risponde anche ad una carta proprio materiale. Allora, un numero da 1 a 21. 4. Il giudizio. La regina di denari, il cavallo di denari, il 10 di spade. Un numero da 1 a 20. A 20. 18. Adesso vi dico perché non ho parlato su questo 10 di spade. La morte, fante di denari, il 2 di spade, il fante di coppe. Una stesa curiosa. Allora, secondo me questa persona arriverà e poi ci saranno delle circostanze che insomma dovrete affrontare insieme. Però secondo me ci sono alcune carte che riguardano lui, che lui o comunque l'altra parte, diciamo, che secondo me rappresentano il momento di vita che starà attraversando questa persona quando si proporrà a voi in un certo modo. Quindi secondo me da parte di questa persona c'è comunque un pentimento per qualcosa che non ha saputo affrontare o gestire. E poi diciamo c'è una specie di presa di coscienza da parte sua e quindi secondo me questa proposta, questo completamento arriverà dopo che questa persona si renderà conto di aver sbagliato in qualche modo, ma non è detto che si renderà conto di aver sbagliato nei vostri confronti, cioè può essere che questa persona si renda conto di aver fatto degli errori nella sua vita e che non vuole più ricommetterli. E secondo me, qua c'è anche un qualcosa che mi parla di figli, o di animali, però secondo me sono più figli, addirittura secondo me con questa persona ci può essere il progetto poi futuro di avere un figlio, su cui però questa persona deve molto riflettere, su cui è indecisa o comunque non valutava di averne, o magari ne ha perso uno, perso nel senso magari non si è portata avanti la gravidanza, magari della sua ex compagna. Non lo so, comunque secondo me è una stesa davvero particolare. Secondo me questa è una persona davvero del vostro destino, non vedo un matrimonio, però secondo me potrebbero, cioè vi fidanzerete, c'è tanta disponibilità e tanto affetto, tanta stima nei vostri confronti e poi c'è il possibile progetto futuro anche di un ampliamento familiare. Bene, bene. Max, che dici? Possiamo Sì. Sì, Interrompere oppure no, cos'è? no, va bene, raccontaci solo chi sei, chi sei. Allora, io sono Penelope, sono una cartomante,
E come vedete uso i tarocchi e gli sconti per fare le vostre previsioni e uso anche altri oracoli. Potete contattarmi su Instagram all'account Penelope Wengo, Penelope W-N-G-O, oppure contattarmi in alternativa su Wengo se avete anche lì mi trovate disponibile negli orari in cui sono disponibile, altrimenti per i consulti su Instagram dobbiamo prendere appuntamento perché mi devo chiaramente organizzare. Va bene. Bene, contattatela che è bravissima. Ciao Penelope. Grazie. Ciao Penelope, ciao ciao. Ciao a tutti, ciao. Buona settimana. Ciao.